direttore di quel momento del Popolo, che è Giampaolo D'Andrea. Giampaolo. Chiaramente un'idea di Antonio, ma non ha avuto bisogno di perseguitarmi, nel senso che mi venne a proporre questa maniera, secondo me molto originale, di sottolineare la quotidianità in un giornale politico, in un quotidiano politico, con una forma diversa da quella che noi adoperavamo di solito, ma che nella maniera con la quale noi impostavamo la prima pagina conferiva al confezionamento della prima pagina una particolare efficacia. Sia per la forma della proposta di Antonio, sia per il contenuto che oscillava tra il sarcasmo e talvolta la dissacrazione, la denuncia, l'indignazione, c'è tutto nei contenuti di questi contributi di Antonio. La forma era particolare, lo chiamavamo il nonino, perché in realtà era un blocco di 9 versi. Dica Giovanardi, che meglio di me potrebbe in qualche modo classificare questa esperienza poetica, che non avevano rima, né baciata, né ripetuta, non conoscevano la rima, però avevano una loro scansione musicale, che come si vede quando sono stati letti, tra l'altro molto bene, da questi nostri amici questa sera, riuscivano a comunicare anche una suggestione che prescindeva dal merito del contenuto del nonino, come Antonio voleva che si continuasse a definire. Nella nostra impostazione di prima pagina, la prima pagina del giornale è costruita tutta così: al centro una fotonotizia, oggi prevalente nei giornali, allora piuttosto rara, erano pochissimi i quotidiani che utilizzavano lo strumento della fotonotizia, cioè della notizia con un titolo che diventava il titolo di prima pagina. Noi non avevamo il titolone, avevamo il titolo sulla foto, che evidenziava il tema che quel giorno il giornale riteneva di segnalare ai suoi lettori. Poi aveva il tradizionalissimo strumento dell'editoriale nell'altra parte della prima pagina e in calce, un po' sotto la fotonotizia, il nonino di Antonio Bruni. Alcuni, i primi giorni, ci guardarono un po' così, vero Antonio, te lo ricordi, con un po' di sorpresa e anche un po' di meraviglia, ma insomma, un quotidiano politico, ci mettete una poesia che in alcuni momenti sembra uno scherzo. Noi non volemmo replicare, anche perché questa medesima obiezione non veniva mossa alle vignette. Anche le vignette comunicano alla grande, poi si è presa l'abitudine di queste cose, comunicano alla grande temi apparentemente sdrammatizzandone il contenuto, ma in realtà enfatizzando il carattere dirompente di alcuni argomenti che vengono proposti ai lettori. E quindi noi cominciammo questa esperienza. Quella stagione del Popolo è durata poco, perché doveva durare poco. Noi sapevamo che era transitoria per un accordo intervenuto all'atto della Costituzione della Margherita. Il Popolo doveva cessare le sue funzioni, le sue pubblicazioni, come accadde un anno e mezzo dopo praticamente l'avvio di questa esperienza. Però il fatto che si ricordi oggi, proprio oggi, con riferimento all'11 settembre, questo tipo di esperienze, sono passati 10 anni,
Io ve la vorrei far rivedere quella prima pagina del Popolo del 12 di settembre. Calcolate la differenza del fuso orario e valutate, devo dire, anche lo sforzo di rendere la mattina del 12 sul Popolo, accanto all'editoriale che io stesso scrissi sul significato drammatico di quell'avvenimento, poi questo nonino di Antonio che descrive il fumo che manda in frantumi il sogno del terzo millennio con una efficacia straordinaria. Bastano questi due versi per spiegare che cosa rappresentò quella tragica vicenda dell'11 settembre di 10 anni fa. E poi, come lui stesso ha ricordato, ha continuato. Noi abbiamo ascoltato alcune letture che si riferiscono al G8, ma per esempio nella raccolta qui sono state riportate, ma io poi me le ricordo, anche alcuni nonini che avevano a che fare con il dibattito di contenuto della politica di quegli anni. La ricerca scientifica, la scuola, il welfare, i temi che erano oggetti del confronto in quella legislatura, compreso uno che è riportato qui e che oggi assume anche un altro significato, devo dire ancora più polemico di quello che Antonio gli attribuì in quel momento, quando disse nel suo nonino, in uno dei suoi nonini, che le tre I del governo Berlusconi in realtà si tramutavano in tre T. Tramutano tutto in tracollo. È una cosa scritta nel 2002, oggi assume un significato particolare. Allora aveva solo il significato di invitare il governo a non insistere in una politica di risparmi sulla spesa che aveva a che fare con gli elementi di crescita e di originalità del Paese, cioè la scuola, la formazione, la cultura, la ricerca scientifica. Allora, per dirvi che non si trattava, e chiudo, di performance disimpegnate o neutrali, sia quando evocavano valori, e ce ne sono alcune splendide, le abbiamo ascoltate, tipo quella del rifiuto del ricorso all'autodifesa. Ci fu un momento in cui voi ricorderete che qualche amministratore locale un po' ardito del nord padano invitò i cittadini a far da sé nella gestione dell'ordine pubblico dei territori, chiedendo il porto d'armi e regolando così le questioni di disordine pubblico. E la Margherita ha preso un'iniziativa in opposizione a questa cosa e Antonio ha scritto quel bellissimo nonino che si chiude con quei due versi che poi ho visto Scalfaro ha ricordato nel messaggio che ti aveva inviato. Affronta la vita da inerme, sarai più sicuro nel cuore. Uno straordinario invito a reagire diversamente anche alle sfide dell'emergenza che nella società complessa in cui viviamo vengono fuori e che fa riferimento a grandi valori di riferimento come quelle dell'Africa ed altro, però poi anche sul piano della cosiddetta quotidianità politica. Io me ne ricordo un altro sul cavallo della RAI, molto, molto bello, in cui Antonio evoca con nostalgia, sperando che possa tornare, la stagione nella quale nella RAI ci potesse essere spazio per tutti a creare di più e a creare meglio attorno al cavallo. È una, anche quella, una evocazione che forse letta con gli occhi di oggi assume un significato ancor più polemico, ma 10 anni fa era una cosa che mostrava di saper guardare avanti.